Dottore Fava, io ci metto i piccioli, lei ci mette sul resto. Basta che mi fa un giornale come si deve. Prima che la notte, un film meraviglioso che dovete assolutamente vedere, che andrà in onda su Rai 23, e il suo insuperabile interprete, Fabio. E allora Fabrizio, vogliamo raccontare questo eroe, come l'hai vissuto? L'ho vissuto non da eroe, perché credo che Pippo Fava, come tante persone che finiscono, diciamo, risucchiate in questo tunnel buio che porta alla morte per mano di mafia, tutto avrebbero voluto fuorché essere degli eroi. Pippo Fava in particolare, diciamo, nessuno credo abbia questa vocazione in vita. Pippo Fava peraltro era non soltanto uno straordinario giornalista d'inchiesta, ma era un vero artista, era un intellettuale, era uno scrittore, un drammaturgo, un pittore, un uomo che amava la vita in tutte le sue forme e che decide negli ultimi anni della sua vita di inventare la sua creatura editoriale, che sono I Siciliani, un meraviglioso mensile a colori che parla appunto di teatro, di fotografia, della donna, del ruolo della donna nel sud, le prime grandi inchieste ambientali e anche di mafia. E lo fa servendosi di un pugno di carusi, che appunto in catanese significa ragazzi, che stanno qui tutti intorno a me in questo momento e che sono degli attori, uno più bravo dell'altro, che hanno molto facilitato anche il mio lavoro di costruzione del personaggio. In questo Daniele Vicari è stato molto, molto intelligente, molto intuitivo nel creare un clima sul set che ci permettesse di ricreare quell'atmosfera di vita. Mille grazie e auguri. Beh, il dolore ci siamo portati avanti, ci siamo portati sulle spalle per tanti anni, fa parte un po' della nostra storia, però c'è anche molta contentezza da parte mia per il fatto che finalmente gli italiani, diciamo la maggioranza degli italiani che vedranno il film mercoledì sera, scopriranno uno straordinario personaggio che prima non conoscevano, conoscevano poco. Questo per me, io quando il direttore fu ucciso 34 anni fa, mi prefissi il compito di non disperdere la sua memoria. Questi giorni e l'uscita del film sono, come dire, il coronamento di un sogno fatto tanti anni fa. Grazie, grazie non solo per il libro ma anche per questo lavoro che è veramente spettacolare. Grazie a voi. Dario Aeta che interpreta Claudio Fava nel film Prima che la notte. Com'è stato vivere questo personaggio di cui avrei senz'altro sentito parlare, tra l'altro? Certo. È stata una bella sfida perché raccontavamo una storia importante, un pezzo di storia importante per il nostro paese, perché raccontavamo dei personaggi molto complessi con tante sfumature. Per me ha rappresentato una sfida particolare il fatto di raccontare un personaggio vivente che fosse anche lo sceneggiatore del film. Spero insomma che insieme a Daniele e a Fabrizio spero di essere riusciti ad affrontare questa storia con più lucidità possibile. Abbiamo provato a concentrarci il più possibile oltre che sulla realtà di questi personaggi, sull'aspetto che li collega alla realtà reale e anche ai temi fondamentali che incarnano. La libertà, la ricerca a tutti i costi della libertà e l'eredità. Grazie.
pescati freschissimi, ce li possiamo fare fritti in 5 minuti, che dici? I ragazzi ci sono? Ci volevo fare una sorpresa. Dopo un anno? Veramente sono 10 mesi. Entra, dai. Carusi! Daniele Vicari è un regista che non dimenticherete perché, oltre a tutte le altre cose che ha firmato, questo Prima che la notte è un film che vi toglierà veramente il respiro. Bellissimo. Come è stato rimergersi in una storia che fa ancora soffrire l'Italia? La vicenda di Giuseppe Fava e dei suoi Carusi è una vicenda esemplare, perché è la storia di persone generose che hanno costruito il futuro. Giuseppe Fava aveva detto Pippo, aveva trasmesso ai giovani di cui si era circondato un'energia straordinaria, e questa energia è arrivata fino a noi. Il motivo per cui abbiamo fatto questo film è proprio questo, è perché sentiamo che ci riguarda. Grazie, e tanti film così belli, forse un po' meno dolorosi magari.